fedeli si sono ritrovati nella chiesa della Sacra Famiglia per un vero e proprio evento, la cerimonia di benedizione del crocifisso in legno restaurato e consegnato alla comunità di Fratte. Un crocifisso di indubbio valore storico ed artistico perché realizzato nel XVII secolo dalla scuola artigiana salernitana. Il crocifisso fu realizzato per la ex parrocchia di Santa Maria dei Barbuti, prima di essere portato nella vecchia chiesa di Fratte. Ora, dopo il lavoro di restyling, la croce è stata consegnata alla chiesa della Sacra Famiglia. Una breve processione lungo il sagrato, poi la Santa Messa, officiata da Monsignor Bellandi, arcivescovo della diocesi di Salerno, che ha fatto visita per la prima volta alla comunità di Fratte. Un momento particolare perché è la prima volta che l'arcivescovo viene a farci visita nella prima domenica di Quaresima, che abbiamo scelto proprio perché oggi noi faremo benedire al Vescovo il crocifisso della Chiesa che abbiamo restaurato recentemente. È un crocifisso che già era nella Chiesa vecchia, sotto il ponte dell'autostrada, ed è il crocifisso che anticamente era presente nella parrocchia, allora oggi non è più parrocchia, di Santa Maria dei Barbuti, da cui viene. E oggi il titolo di parrocchia Santa Maria di Barbuti è questa chiesa di Fratte, la chiesa della Sacra Famiglia. Quindi parliamo di una croce antica. Di una croce antica, importante. Questa è una croce che è stata fatta nel XVII secolo, è in legno ed è stata fatta dagli artigiani, delle scuole artigiane salernitane, che in quel periodo avevano veramente un ruolo importante, direi, nella storia della Chiesa proprio per i loro lavori artistici su legno.